Ciao a tutti e benvenuti. Sono Donatella dell'associazione sportiva Magic Dancing Volvera che propone corsi di danza, ballo e fitness. Siamo giunti al nostro quarto appuntamento e sono felice di vedere che in molti avete aderito a questa iniziativa. Oggi vi riproponiamo una lezione di Pilates, quindi preparate il tappetino o un telomare. Dopo la lezione di lunedì, mi avete dato diversi suggerimenti. Innanzitutto di tenere la musica più alta. Io oggi ci provo, però non c'è il microfono, quindi se eventualmente mettendo la musica ma parlando senza microfono non mi sentite, lo scrivete e spegniamo la musica. Poi mi avete suggerito di lavorare a specchio, cosa che proveremo a fare, e inoltre mi avete chiesto di fare delle lezioni più difficili, come quelle che facciamo a scuola. Mi dispiace, ma in questo caso non vi posso aiutare. Preferisco fare una lezione più semplice, visto che non vi ho qui, che non vi posso correggere. Eventualmente, però, considerate il fatto che potete fare la lezione insieme alla vostra mamma, sorella, eventualmente alle vostre figlie. Ora, basta chiacchierare, direi di iniziare subito con la lezione. Aspetta, tolgo le calze. Intanto ditemi se sentite la musica, gambe aperte come bacino, addominali attivi, spalle basse. Apro le braccia, inspirando, ruoto il palmo, testa in su, espirando, vado giù. Ripeto, inspiro, espiro. Ancora una volta. Espiro, salgo, inspiro, porto sulle braccia, espiro, addominali sempre attivi, spalle lontane dalle orecchie, ancora uno, prendo le mani, abbasso le spalle, espirando, vado a destra, inspirando. Torno in centro, espirando, vado a sinistra, inspirando, torno in centro, ripeto. Lascio andare. Ruotiamo le spalle. Uno, due, la terza volta. Le mani scendono, piego le gambe, arrotondo la schiena, mi fermo qui. La schiena rotonda, la testa rilassata, l'ombelico risucchiato all'interno, le spalle rilassate. Scendo giù fino a terra. Lascio andare. Facciamo dei piccoli dondoli. Destra, sinistra, mi giro. Destra, sinistra. Torno in centro, srotolo lentamente, una vertebra alla volta. Ok, incrocio le mani dietro, piego le gambe, vado con la schiena giù e porto le braccia su. Lascio andare le braccia, mi giro di nuovo, appoggio le mani a terra, inspiro le gambe piegate, espiro le gambe tese. La testa sempre rilassata, io parlo di qua, ma voi rimanete giù. Inspiro, piego, espiro, stendo. Ancora una volta, inspiro, piego, espiro, stendo. Cammino avanti. Formiamo un triangolo, cerchiamo di mantenere le gambe tese, i talloni giù e se riusciamo appiattiamo la schiena. Espirando andiamo, mezza punta destra, cambio, mezza punta sinistra, ripeto, mezza punta destra, l'ultima volta mezza punta sinistra. Appoggio i talloni, cammino indietro, piego le gambe, srotolo. Porto le braccia su. Immagino di prendere il lampadario, mi allungo, braccio destro, sinistro, destro, sinistro.
torno in centro, salgo sulle punte, il peso su tutte e cinque le dita, cerco l'equilibrio, mi allungo, mantengo l'equilibrio, mantengo, mantengo, e scendo. Allargo le gambe, da qui le braccia su, la schiena piatta. Avanti, allunga, allunga, scendo, rilasso, appoggio le mani a terra, facciamo basculare il bacino, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, torno in centro, cammino avanti, la gamba destra passa avanti, si piega e mi siedo, qui, apro le braccia, mi allungo, cresco, penso sempre a crescere, vado lontano, espirando, torno su, vado dall'altra parte, ritorno, mi giro, allungo in diagonale, salgo, appoggio la mano, sposto il peso sulle ginocchia, prendo soffitto, vado, 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 scendo, la gamba sinistra si stende, fa tutto il giro e incrocio. Rimani lì, rilasso completamente le braccia e vado espirando, porto il mento giù, inspirando, cresco, espiro, inspiro, mantengo la posizione, mantengo la schiena, gli addominali, le spalle basse, muoviamo solo la testa, porto il mento, salgo, giro la testa destra, centro, giù, salgo, sinistra, ripeto, inclino, quattro volte, mezzo giro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogli tutte le tensioni. Torno su, le mani sulle ginocchia. Rimani lì dove sei. Allunga. Anche quando sei qui, non caricare le spalle per andare più lontano. Non importa, rilassa. Rotola. Raccogli le gambe, metti il peso sulle punte, le mani vicino ai piedi, appoggia i talloni ma mantieni le gambe piegate. Srotola la schiena lentamente, una vertebra alla volta. Ripetiamo l'esercizio a sinistra. Gambe aperte. Braccia su, mi allungo verso il soffitto per poi andare avanti, lontano, 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 guardo il pavimento, allungo il collo, lascio andare, appoggio, bacino, sinistra, destra, sinistra, destra, torno in centro, cammino avanti, la gamba sinistra passa avanti e si piega. Mi siedo, controllo, cresco e allungo, espirando appoggio il gomito, vado lontano, ritorno, cresco e vado dall'altra parte, ritorno, mi allungo in diagonale, devo avere la fronte davanti al ginocchio,
Allungo per salire. Appoggio la mano a terra, steso sui gomiti, il bacino spinge in avanti. Prendi il soffitto. Scendi. La gamba destra si stende, fa tutto il giro, incrocio davanti. Posizione. Espiro. La schiena si arrotonda. Inspiro. Salgo. Cresco, cresco, cresco. Espiro. Inspiro. Solo la testa. Giro a sinistra. Ritorno. Centro. Giro a destra. Ritorno. Centro. Inclino. Centro. Inclino. Mezzo giro, 4 volte. Inspiro. Espiro. Rilassati completamente. Ritorno su. Mani sulle ginocchia, allungo. Le gambe sono aperte come il bacino, i piedi sono in flex. Allungati, prendi il soffitto, poi vai lontano, rilassa giù. Ricordati, bisogna sempre respirare, non trattenere. Srotola, raccogli le gambe, il peso sulle punte, le mani vicino ai piedi. Appoggia i talloni, mantieni le gambe piegate, srotola la schiena, sali piano, piano, piano. Perfetto. Andiamo avanti, sempre gambe aperte. Da qui andiamo a destra. Uno. Ritorno. Rimani lì. Torsione. Ritorno. Piego il piede destro, respinge il pavimento. Boom. Sono qui, tutto il peso sulla gamba sinistra. Immagino sempre un filo che mi porta su. Lavoro con la gamba destra. Flex. Punta. Flex. Punta. Mantengo la punta e vado con legge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appoggio il piede sul ginocchio, controllate le spalle, rilassa. Ok, la gamba avanti, tira la punta, mantieni l'altezza, fai tutto il giro. Piego, avanti, fai tutto il giro. Appoggia il ginocchio dietro, allungati. Ora ricordatevi la posizione, polso e spalla in linea. Se non faccio Pilates normalmente, qui faccio dei giri con le braccia, altrimenti appoggio il piede, attivo gli addominali, mantengo la posizione, porto la gamba avanti, piego, incrocio dietro. Mi giro, sposto il peso, cammino indietro, piego, srotolo e lo facciamo a sinistra. Apro le braccia, mi allungo, flessione, ritorno, torsione, ritorno, piego, respingo, boom, equilibrio. Sistemo tutto, flex, punta, flex, punta, molleggi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, il piede sul ginocchio, avanti, tutto il giro, piego, avanti, tutto il giro, appoggio il ginocchio, mi allungo,
Vai, vai, lontano, 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 lontano. Versione 1, rotazione del braccio. Versione 2, appoggia bene il piede, attiva gli addominali, controlla la posizione. Sali, porta la gamba avanti, piego, incrocio dietro, mi giro, cammino con le gambe tese, piego, srotolo. Ok. Torniamo in centro. Schiena piatta, gambe aperte. Come prima, braccia su. La prima cosa a cui devo pensare è quella di prendere il soffitto. Poi mi allungo avanti e mantengo la schiena piattissima. Espirando. Le braccia spingono indietro, schiacciano l'aria. Inspirando, torno avanti. Espiro. Inspiro. Tre volte. Inspiro. Appoggio le mani a terra. Sposto il peso sulla gamba destra. Ruoto, controlla, mezza punta, ginocchio dritto. Cerco di appoggiare i gomiti a terra. Rimango. Salgo. Ruoto e sono in affondo, controllando la linea ginocchio-caviglia. Facciamo 8 molleggi. 1, 2, 3, la gamba dietro tesa, 4, 5, spingi bene giù, 6, 7, 8, mi fermo, appoggio il ginocchio, rovescio il piede, ma mantengo il bacino giù, che spinge in avanti, le mani sulle ginocchia, un piccolo arco. Ritorno, mani a terra, la gamba destra fa tutto il giro e mi preparo in quadrupedia. Controllo la posizione dei polsi, delle ginocchia, facciamo il gatto, inspiro, espiro. La zona lombare, rotonda, l'ombelico spinge in su, in arco, ancora uno. Posizione della schiena neutra, stringi gli addominali, lavoriamo per i polsi, tre giri, da una parte, cambio, tre giri dall'altra, torno in centro, mi siedo sui talloni, allungo le braccia. Srotolo, non riposiamo troppo, salgo, ripetiamo tutto dall'altra parte, siamo partiti qui con le gambe aperte, le braccia su, ci siamo allungati verso il soffitto per poi scendere con la schiena piatta e il collo lungo, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, appoggio le mani a terra, mi piego sulla gamba sinistra, ruoto la destra, mi raccomando, questo è importante, faccio flex, l'obiettivo è quello di mettere il polpaccio a terra, giù, la sensazione che dovete sentire è qui, una meravigliosa sensazione di allungamento. Ok, ci giriamo, affondo, controlla la linea, stendi la gamba, spingi in giù, 8 molleggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggia il ginocchio, rovescia il piede, mantieni il bacino, appoggia, spingi,
torno. Appoggio le mani a terra, la gamba a sinistra fa tutto il giro. Quadrupedia, controlla la posizione, allunga il collo. Gatto, inspiro. Ancora uno. Ok, polsi, tre giri. Due. Tre. Cambio. Uno. Due. Tre. Torno in centro. Piccolo riposo. Srotolo. E passiamo oltre. Siamo pronti per gli addominali. Ci mettiamo così. Controlliamo la posizione dei piedi che devono mantenere la linea. Caviglie, ginocchia. Ed anche su una linea unica. Abbiamo le mani sulle ginocchia, la schiena dritta. Espirando, l'ombelico spinge. Inspirando, ritorno. Espiro. Ripeto. Ombelico. Sempre senza caricare le spalle, non voglio vedere questo, non voglio vedere, è un modo di dire in questo caso. Vai, aggiungi la torsione, espiro, le due mani a destra, torno in centro, salgo su, espiro, le due mani a sinistra, torno in centro, salgo su. Va bene, in questa posizione mi giro. Rimango così, chiedo consiglio ai miei tecnici, oggi ho coinvolto tutta la mia famiglia, sono molto felice di questo. Ok, scendiamo giù completamente, Ilaria mi manchi però, mi manchi tanto, mani dietro, controlla la schiena, non voglio vedere passaggio, spingi con l'ombelico, lavora col bacino, spingi. Mantieni le spalle lontane dalle orecchie e controlla le ginocchia, non se ne devono andare a spasso, mantieni bene la posizione. Facciamo gli addominali classici. Inspiro, salgo espirando. 10, 9, 8, 7. 10 piccolini, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, riposa un attimo, facciamo la salita in tre tempi, ogni volta ricordati di controllare schiena e spalle prima della partenza, vai, inspiro e vado 1, 2, 3, possiamo farlo, piccolino, così, oppure fare 1, 2, 3, a voi la scelta, 1, 2, 3, ancora 1, 2, 3, ogni volta che salgo però, mi raccomando è importante la discesa, rotonda, controllata, sali e controlla la discesa, oh! Verso il conto, ma facciamo l'ultimo. Voilà, vado giù e riposo un attimo il collo, ruoto destra e sinistra. Intanto piego le gambe e le porto su, gambe unite, tese,
piedi in flex. Se faccio fatica a mantenere questa posizione, posso piegare un pochino, ma devo comunque mantenere la gamba ferma. Porto le braccia dietro ed espirando vado a toccare le punte. 10, 9, 8. Questo è l'esercizio preferito di Anna, vero? Avete contato? 5, 4, 3, 2, 1, riposo. Ok, adesso facciamo le unbred. Anche qui abbiamo tre possibilità. Posso, anzi, addirittura ne abbiamo 4, perché posso farlo così con i piedi in appoggio e lavoro in questa posizione. Posso mettere le gambe che disegnano un angolo di 90 gradi e lavoro così. Posso lavorare con le gambe tese, oppure la migliore di tutte, extraruotiamo e scendiamo giù. Ok? Io lo faccio così. Tutti pronti? Sistemate le gambe, salite, abbassate le spalle, allungate le braccia. Le braccia non sono molli, sono belle dure, l'ombelico in dentro, cerco di mantenere lo spazio di una pallina da tennis. Quindi non sto così e neanche così. E vado. 5 battiti per inspirare e 5 battiti per espirare. Non parlo se non riesco a respirare e non riesco a contare. Siamo già a 2 più o meno. E vado. Potete fare, perché vi vengono i crampetti, potete fare la punta e mollare le 5 dita. Meglio che avere il piede molle, perché il piede molle poi comporta le gambe molle, le gambe molli. Ancora. L'ultimo. Accompagno la discesa, appoggio le gambe, rilasso e ruoto. Riposo, magari mi allungo un attimo. Cresco. Ok. Facciamo la bici. Pieghiamo la gamba destra. Mettiamo le mani sul ginocchio e i gomiti sono aperti. La gamba sinistra è tesa, salgo, sistemo sempre le spalle e tutto il resto e vado. Cambio 10 volte. 1, 2, senza fretta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ogni volta 10. Mi fermo un attimo e adesso facciamo la sforbiciata. Quindi le gambe sono tese, salgo, prendo la caviglia destra e l'altra gamba scende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Riposo. Ok. Possiamo abbracciare le ginocchia, avvicinare le ginocchia al petto, così allunghiamo anche un po' la zona lombare. Dondoliamo un pochino. Appoggio i piedi a terra, ricordatevi la regola, allontano le spalle, controllo la schiena, ombelico sul pavimento. Esercizio quello bello, retroversione del bacino, srotolamento della colonna, sposto il peso sulle spalle, stringo i glutei, disegno un bell'arco, lentamente
Ritorno giù, una vertebra alla volta, piano. Devo farlo consapevolmente. Posso chiudere gli occhi. Facciamo tre volte. Una è già andata, ancora due, vai. Inspiro. Espiro. Per salire, stringi. Inspiro. Espiro. Per scendere. Ripeto. In. E scendo. Lo facciamo ancora una volta e rimaniamo su. Abbiamo tutto il peso sulle spalle. Stiamo disegnando un bell'arco e i glutei sono d'acciaio. Stringi e spingi, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scendi piano. Abbraccia. Ok. Cercando di mantenere invariata la distanza tra il ginocchio e il petto, mantenendo mani sulle ginocchia e gomiti aperti, facciamo il dondolo. Quando sono su, cerco di non appoggiare le punte dei piedi. Quando sono giù, cerco di non appoggiare la testa. E vado. È un esercizio divertente che vi automassaggia la schiena. Ne facciamo ancora uno. Ci fermiamo qui. Attiviamo bene addominali e schiena come un busto e stendiamo le gambe. Manteniamo la posizione immaginando di allungarci. Mantengo, mantengo, mantengo. Riposo, scendo, gambe a farfalla, riposo la schiena giù. Mentre vi riposate io mi sistemo, perché cambiamo esercizio. Srotolo, no, rimani lì, srotolo la schiena. Ok, e andiamo in ginocchio. Appoggiamo il ginocchio destro a terra, stendiamo la gamba sinistra, ci appoggiamo, vi ricordate? La linea, gli addominali, il braccio verso il soffitto. Dovrebbe essere una linea unica, quella delle braccia. Cercate anche di mantenere il collo lungo, non state insaccati. Allungatevi, attivo gli addominali, la gamba sale, alzo la musica o abbasso? Alzo. Mi dicono di alzare la musica. Vado. Vado, così. Ok, dicevamo. La gamba sale, uno, e scende. Due, scende. La gamba è tesa, ok? E devo accompagnare anche la discesa. Non faccio crollare la gamba. Vai. Intanto continua ad allungarti verso il soffitto e anche in questa direzione. Rimani, fai flex e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, tira la punta. 1, 2, 3, 4, 5, rimani lì. Punta avanti, torno su, punta indietro, torno su. Avanti, su, indietro, su, avanti, su, indietro, su, ancora due, su, indietro, su, l'ultimo, su, indietro. Se siete stanche potete riposarvi, altrimenti metto la mano qui e gomito e ginocchio si uniscono. Uno, due, 3, 4, 5. Esercizi per Eleonora. Mani sulle spalle, appoggia bene il piede, la gamba è tesa. Espirando, scendi. 1, 2, mani ti aiutano, spalle giù.
3, 4, addominali attivi, 5, 6, 7, 8, ancora 2, 9, 10. La mano sinistra sul ginocchio, la destra prende il soffitto. Allungati. Lunga. Oh, e cambio. Ci giriamo dall'altra parte. Appoggiamo il ginocchio sinistro, stendiamo la gamba destra, controlliamo la linea, attiviamo gli addominali, solleviamo la gamba che è tesissima e va giù, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tesissima e durissima, 9, 10, rimani, flex, molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, la punta, 1, 2, 3, 4, 5, punta avanti, centro, dietro e 1, avanti, centro, dietro, 2, avanti, centro, dietro, 3, avanti, centro, dietro, 4, avanti, centro, dietro, 5, come prima, chi è stanco si ferma, si riposa, altrimenti mano e vado, 1, e mi allungo, 2, 3, 4, 5, appoggio, mani sulle spalle, spingi giù e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i piedi che mi danno noi, 8, 9, 10, mano destra sulla gamba destra, mano sinistra prende il soffitto, allungati, ah. Molto bene, io avrei ancora un esercizio, sì, ce la facciamo, vado veloce veloce, ci sistemiamo in posizione prona, qui, ok, mettiamo, mi riprendi? Mettiamo le mani sotto le spalle, le gambe sono tesissime, sale la gamba destra, incrocia dietro, sposto il peso, mi giro, il braccio sinistro si allunga, vado a prendere il piede destro o la caviglia, se riesco tiro e porto il naso sul ginocchio, ritorno, riprendo la posizione a terra. La prima volta sembra difficile, poi vedrete, diventa un movimento fluido, bellissimo da eseguire. Gamba sinistra, respingi il pavimento, allungati, prendi e tira, allungati, ritorna e scendi. Lo ripetiamo, a destra, ritorno, e l'ultima volta, lo ripetiamo a sinistra, vai, e ritorno. Bene, da qui vado a sedermi sui talloni, io mi giro. Una volta che siamo sedute sui talloni, potete tenere le gambe più vicine, più lontane, come vi viene più comodo. Appoggiamo la fronte e portiamo le mani vicino ai piedi con i palmi verso l'alto.
Ci rilassiamo. Rilassa le spalle. Portiamo le mani vicino alle ginocchia, respingiamo il pavimento, lentamente, il peso sulle punte, le mani, apri le gambe che sono tese, molleggia giù, rilassa tutto. Molleggia gamba destra. Centro, gamba sinistra, centro, piega le gambe, le mani sulle ginocchia, srotola piano per salire, piano, piano, piano. Ci sistemiamo un attimo. Respiriamo, espirando, svuotiamo completamente, vai, butta fuori, via tutta la stanchezza, ci carichiamo di energia e vi ringrazio per aver condiviso con me questa lezione, saluto tantissimo le mie allieve, che riempio di baci, un bacio speciale per Elena, anche tu mi manchi tanto, e ci vediamo presto, vi ricordo l'appuntamento alle 19 con Atletica Volvera, alle 20 con allenamento funzionale sempre Magic Dancing Volvera con Marco ed Elena. Noi ci vediamo domattina alle 10 per una lezione di Pilates. Ciao!